E bentornati incredibili su Dark Deception. Ipotizzo sempre capitolo 2, perché ho notato adesso che è cambiata la faccia sus. Non c'è più la faccia di Agatha, personaggio mistico che abbiamo incontrato negli episodi precedenti, ma c'è la faccia di questo tizio sus, che io nello scorso episodio, se non sbaglio, ho detto che sembrava un classico nobile del 700 slash un pirata. Non so perché mi ricorda un pirata incredibile. Ho fatto pure la battuta, vi immaginate, facciamo tipo un percorso su una nave, cose mistiche incredibili, poi magari, non lo so, siamo dentro un vulcano, non lo so, cose incredibili. È passata una settimana dall'ultimo video che ho registrato sul capitolo 2 Dark Deception incredibile. È uscito tutto il primo capitolo sul canale, prossimamente uscirà anche l'inizio del secondo capitolo sul canale, quindi vedo che vi sta piacendo la serie, quindi GG per noi. Oggi, ragazzi, non ho da dirvi tante cose in questa introduzione incredibile, quindi direi di buttarci e vedremo di che morte dobbiamo morire. Due andati, altri 7 da prendere. Vuoi provarne un altro? E beh, per forza. Da questo video in poi sarò molto più tranquillo, molto più tranquillo, perché abbiamo scoperto l'esistenza dei checkpoint. Quindi, ragazzi, lo stress è volato via, perché intanto so che se prendo un po' di petruzze e crepo, checkpoint time. Non prenderò la S, ma le S le faremo negli episodi extra. Già mi avete detto che mi sono perso i segreti XY. Ragazzi, tranquilli, faremo gli episodi extra, e purtroppo per me mi dovrò rigiocare tutti questi incubi, probabilmente a modalità strane, mi avete detto, quindi cose incredibili. Almeno nella blind run normale dovremmo essere più safe. Poi magari scopro che in questo episodio non posso più usare checkpoint e me la prendo nel secchio. Però intanto godiamoci la bellezza dei checkpoint. Allora, quello è il capitolo 1. Quindi il capitolo 2 sono Agatha e questo tizio sus. Quindi sono due a botta. Solo il capitolo 1 era un incubo, avrebbe senso. Signorina, ha qualcosa da dirmi? Niente, Bill sei di poche parole, ragazzi. I see you. Ragazzi, lo sapevo, mi diceva I see you, perché I'm going to enjoy watching you suffer. You need more than a speed boost to get across that. Fall into the pit and I think we can both guess where you'll end up. Fortunately for you, I can give you the power to dai! No, not with those spindly legs of yours. I'm talking teleportation. Pure, fantastico. Ring altar. Wow! Il teletrasporto sus. Quindi adesso abbiamo due abilità. Questo mi fa molta paura, ragazzi, perché vuol dire che oltre a correre adesso abbiamo nemici che... o nemici o ostacoli che dobbiamo saltare, ragazzi. Non promette bene questa cosa, ve lo dico, eh. Va bene, abbiamo pure... Ma quanto sei carina. No, vabbè, ma ragazzi, ma è follia. Cioè, posso decidere io dove andare? Non è una cosa automatica, ragazzi, questo cambia completamente il gameplay, perché se è automatica è un conto. Ma se posso decidere io, vuol dire che i nemici mi potranno arrivare da qualsiasi direzione. E io posso fare delle combo sus, quindi. Quante volte lo posso usare? Ah, ok, pure immediato. Ho paura che questo sarà un incubo tosto, raga, ve lo dico, Andiamo. Ragazzi, ho paura che qua sarà pesante, perché... non lo so. Questa cosa non promette bene. Il teletrasporto mi dà l'idea di qualcosa di sus. Deadly Decadence. Le statue in this place are awful. No. Ora ho capito quello che mi aveva scritto quel ragazzo. No, vi prego, ditemi che non è quello che sto pensando. No, ragazzi. Questo è l'unico spoiler, tra virgolette, che mi avevate fatto. Uno di voi mi ha scritto che avrei odiato con tutto il mio godo un determinato livello di Dark Deception che mi avrebbe ricordato Miss Daylight. Voi sapete quanto a me non piaccia Miss Daylight, perché l'idea alla base potrebbe funzionare, ma è resa male in Poppy Playtime. Quindi ho molta paura che questo livello sia la famosa Miss Daylight in Dark Deception. Ragazzi, io spero sia gestita meglio. Per chi non sa di cosa sto parlando, Miss Daylight è una boss fight di Poppy Playtime capitolo 3. Quando tu sei di spalle lei si muove, quando ti giri lei si frizza. Però non è che è fatta benissimo questa cosa, quindi quando tu anche fai movimenti sus lei ti fa uno scatto e ti ciula. Quindi ho molta paura che questo livello potrebbe regalarci delle sorprese, per questo c'è il teletrasporto. Aspetta, ragazzi, sono solo 50 gemmine. Questo promette non male, di più. Cioè, rispetto a 289 sono 50. Vuol dire che sono impossibili da prendere, ce ne sarà una in ogni 6 km. Ragazzi, ma noi chi eravamo, scusate? Scimmie in un hotel, una bambina demone in una scuola, adesso statue sus. Ma chi eravamo noi? Ragazzi, quanto promette male tutto questo. E poi tra l'altro devo imparare pure a fare lo scatto sus, perché non è che è una cosa easy, L'ambientazione è molto figa, ma qui finirà male, Dai, questo è un jumpscare sicuro, dai. Sicuro mi attacca, dai, palese. No.
Ragazzi. Cioè, devo scappare da Miss Delight 2.0, no, ve prego. Watch your step. It's hard to run with a gaping hole in your foot. Ok. In case you were wondering, those footsteps are getting louder. Sì, vabbè ragazzi, ma devo capire come funziona sta roba. Sì, è come Miss Daylight. Porca miseria, ragazzi. È come Miss Daylight. Ragazzi, no, io lo so fare. Ed è pure più di uno! È veramente un delirio, ragazzi. Vabbè, ma ragazzi, è un incubo, veramente. Ma sono tantissime poi. Io mi auguro che funzioni quella roba del checkpoint. Ah, sono morto sulle punte. Ragazzi, questo qui mi dà l'idea di un livello veramente sus, io ve lo dico. Senti, tesoro. Allora ragazzi, se io faccio last checkpoint, ne ho presi tipo 6, cosa succederà? Ah, ok, allora si può fare. Va bene ragazzi, allora si può fare. Se abbiamo il checkpoint, I don't care bro, I don't care. Perché si corre tantissimo. Anche se ciulano, abbiamo il checkpoint, quindi Via. Va bene, questo mi ha fatto il prevedere della vita, The Watcher. L'unico problema è che sono veramente nascoste bene, però ragazzi, con calma dovremmo riuscirci, eh. Si prendono tutte. Diciamo che queste punte hanno un tempismo sus veramente singolare, però sinceramente io sto andando con molta tranquillità perché so che anche se crepo, come dire, abbiamo il piano B, quindi... Ho paura ragazzi che il livello non finisca qui, secondo me. Mi dà l'idea di qualcosa che continua, non lo so. Che dite? Troppo facile? Sì, probabilmente troppo facile. Sarei curioso di vedere le animazioni di loro quando corrono, però penso di skipparla questa cosa. Sus. No, dobbiamo andare qua. Ok. Eccola. Eccola, due ce ne mancano. Chissà dove stanno le ultime due, ragazzi. Ragazzi, che simpatici, ci fanno pure ps. Ma che simpatici che sono. Ok, una. Ce ne manca una, ragazzi. Va bene. Secondo me corrono tantissimo. Vabbè, per adesso, ragazzi, sono Miss Delightiane. Però neanche tossiche quanto Miss Delight per adesso, eh. Ok. Ve l'ho detto ragazzi che era troppo facile così, eh. Oh, fase 2, eh? Molto più grande. Per adesso, prima fase. Tranquilla, è stata molto peggio Agatha, sinceramente, eh. Ok, andiamo avanti. Colui che era d'oro fa le regole, una cosa del genere. You found the autumn. Now get the rest of the shards. Quante sono? Maledetti, questo è il vero livello. 304. Vabbè ragazzi, sono 304, però ripeto, se possiamo giocarcela con lo stesso trucchetto di prima. Allora ragazzi, qui c'è del sus perché non riesco ad andare avanti. Ragazzi, sono un attimo confuso. Ragazzi, pensavo fossero torce come quelle, invece sono delle... Ok, iniziamo, vediamo un po'. Wow, addirittura le trappole, sus, mi piace. Ok. Ok. Va bene. È la versione peggio di quello che sta fuori ma dentro. Va bene. Con calma prendiamo tutto. Sono tante però. Mi piace che sono messi in queste stanze sus che, come dire, possono creare problemi. Ah, c'è il nostro signore, aspetta. Carina l'idea però di ste cose, eh. Andiamo dall'altra parte. Per carità ragazzi, io ipotizzo che se mai deciderò di farlo a livelli alti, come dire, questi tizi siano
dei nemici importanti da battere, ecco, mettiamola così. Perché posso solo immaginare quanto siano cattivi. Però con il trucchetto sus dei checkpoint, come dire, secondo me si possono fare tranquillamente. Ok, siamo morti impalati. Killed by every trap in the... Ah, ho preso un achievement. Ho preso un achievement su Steam per essere morto in tutte le trappole di questo livello. Va bene, sono soddisfazioni, ragazzi, che vi credete? Senti che suoni sus che fanno. L'ambientazione è veramente bella, non posso dire altro. Non provo niente perché so che morirò in continuazione, ma so dei checkpoint, quindi per me farle normali, come dire, la challenge è andata, perché ripeto, non puoi perdere, capito? Quindi posso morire quante volte mi pare, ragazzi, capito? Anche se mi fa queste trappole, io sto tranquillo che, ripeto, non posso perdere. Ok, quello l'abbiamo schivato in maniera veramente sussa. Ok, siamo a 134, ragazzi, e lentamente... Non ho capito che sono quei pallini verdi, sinceramente, per adesso, però... Però, ragazzi, se il gioco mi permette di fare così, io lo posso fare, eh. Io non l'ho rotto io il gioco, è fatto così, eh. Cioè, se mi dà la possibilità di fare usare i checkpoint e prendere meno punteggi, a me va bene così. Almeno nella prima partita. Poi si vedrà quando farò le challenge un po' più difficili. Perché lì, allora, magari devi farle senza morire, no? Però non fa paura e lo rompiamo così, quindi proprio easy. Ve l'ho detto nello scorso episodio, quando ho scoperto questa cosa, dopo essere morto numerosissime volte con Agatha, voi non avete idea delle volte che sono morto contro quella ragazzina birbante, e ho scoperto questa cosa, ho detto wow! Ragazzi, ho sbloccato il cheat code praticamente. Possiamo fare quello che ci pare. A meno che un giorno si inventano che non lo posso usare in un determinato livello, fino ad allora, ragazzi, ne abuserò fin quanto mi pare, ragazzi. Il gioco è crudele nei miei confronti? Bene, io sarò più crudele nei confronti del gioco di quanto il gioco possa essere crudele con me. Non hai idea con chi ha a che fare, ragazzi, eh? Se Dark Deception pensa di provare a farmi non godere, non hai idea con chi ha a che fare questo gioco. Cioè, sta parlando a un Godoman potentissimo. Nonostante mi mette queste trappole perfettamente bilanciate proprio, eh? Sono curioso di capire un po' la trama di questo gioco. Per adesso siamo, insomma, in mezzo a degli incubi molto brutti e cercheremo di capire prima o poi. Con calma, ragazzi. Ora, quello che mi chiedo, a me me ne mancano 69. Ma io potrei fare tipo dei sus percorsi diversi? Tipo andare da questa parte, mi potrebbe aiutare? Mo' cominciano a essere poche, ragazzi, eh. Io dovrei tornare in quel punto di prima. Ah, qui ce n'è. Ok, ha funzionato. Abbiamo schivato uno sus. 61, ragazzi. Ok, con calma. Prendiamo tutti. Mi dispiace che devo ritornare in quella stanza lontana, mamma mia. Ragazzi, siamo a 12. Siamo vicini alla fine di questo piccolo incubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dovevo ammazzarmi quando ne mancavano 4, ovviamente, perché non era contento, ragazzi. 1, 2, 3, abbiamo finito. Ok, amici, perfetto. Bene, ragazzi, abbiamo Malak e le statue. Io come dovrei superare questo ostacolo sus, ragazzi miei? No, dai, dai, ho premuto il teletrasporto, cavolo, dai. Ma scusami, ma perché non mi fa usare il teletrasporto sus? Scusami. Oh, che cavolo, non mi faceva teletrasportare, chiudi, via, via. E devo pure fare la corsetta nel labirinto sus? Che fai, te ne privi? Oh, attenzione, primo segreto extra trovato a casissimo, ragazzi, completamente a caso, va bene così. Mo' è chiusa questa. A livello di lore qualche cosa succede, perché ogni volta che noi scappiamo questi tizi diventano occhi rossi, quindi. Ok. Wow, fichissimo! C'è un tizio sus gigante, pure Malak! Beh, è un po' complicato, ragazzi, perché abbiamo pure questo infame che ci corre appresso, eh. Via, 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 via.
Ok. Ci avevo preso che doveva rompere il lucchetto. Va bene così, ragazzi. Va bene così. Va benissimo B, ragazzi. Mamma mia. Lui è l'otto. Non pensavo che saresti arrivato così lontano, tesoro. Lei è molto sus, perché io non capisco il rapporto che c'è tra lei e Malak. Io non ci credo che lei ci vuole aiutare, ragazzi. Secondo me, in qualche modo ce lo dobbiamo prendere dove non batte il sole. Malak almeno è onesto a modo suo, perché lui ci vuole morti, ci dice diamo retta a lei, soffriremo di più. Invece lei è tutta carina, sì sì dai, reincarnati, reincarnati, capito ragazzi? Quindi c'è del sus qui, eh. If you believe her, you're dumber. Lo vedi? Se le credi sei più stupido di quanto sembra. Ci vuole sfruttare, perché noi otteniamo l'anello, poi lei ciula e si prende lei l'anello in qualche modo per diventare ancora più forte. Oh, yes. Trust the bloodthirsty demon. No doubt he has your best interests at heart. Ready to try again? Sebe. No, serio? Scimmie mascotte horror. Agatha Sus. Uomini statua giganti e ora delle paperelle zombie. Va bene, ragazzi, questo gioco si sta sviluppando molto bene. Non abbiamo punti per portare a livello 6, però abbiamo sbloccato il teletrasporto a livello 5, che secondo me, come dire, non è male. Ragazzi, io ipotizzo questo sia il finale del capitolo 2. Secondo me è molto divertente vivermela così in blind, usando il cheat, se vogliamo, dei checkpoint, perché sono abbastanza sicuro che per avere S come voto finale non devi mai morire, e io ve lo dico sinceramente, ragazzi. Gli extra forse li prenderemo per pure capire meglio la lore, ma io non lo so se alla fine della run metterò avere S in tutti quanti i livelli. Ve lo dico col cuore in mano, perché l'idea di rifarmi tutti questi livelli senza poter mai morire una volta e senza poter usare il cheat del checkpoint, io lo dico sinceramente, se non mi dà niente in cambio ma solo un voto, ci teniamo B e ci prendiamo gli extra. Ok ragazzi, la vedo così. Prossimo episodio affronteremo quelle paperelle zombie, che non so cosa possano essere, però non prometto nulla di buono. Però prima di salutarci voglio vedere, come vedete è cambiata l'immagine, se mi fa vedere gli extra. Oh, ne abbiamo sbloccato uno. Ah, ma è una foto, tutto qua. Gli extra sono delle foto. Ragazzi, che cosa con voi? Ci vediamo nel terzo capitolo di Dark Deception, che promette molto bene. Ci sono delle paperelle zombie. Vedremo che succederà, incredibile. Che cosa con voi? Ci vediamo al prossimo episodio.